Ecco Dante, questo è l'inferno, dove i dannati vengono puniti per l'eternità. Ma questi che hanno fatto? Hanno organizzato il matrimonio il 14 agosto. E dopo 6 mesi sono pure lasciati. Vabbè, ci sta un po' però, eh. Qual è la punizione? Scusa, non la riconosci questa zona dell'inferno? Questo è il limbo! Forza ragazzi! Limbo! Ballate! Non più basta! Dai, Dante! Immagina far questo per 4.000 anni. Ma poveretti. Poveretti, devi vedere quelli che stanno dopo. Perché? Dopo che c'è? E i balli latinoamericani! Questo sexy! No! Io non me ne vado! E quelli chi sono? Domani ti sposi! No! Andrai a vivere da solo! Mia mamma! Sì, ti laverai, ti stirerai, cucinerai tutto da solo! Non sei cattivo! Quelli sono i bamboccioni! Ma non ci sta, mamma, sai fare l'uomo! Mia mamma! Quelli che a 40 anni stavano ancora a casa con la mamma! Vabbè, perché? Che c'è di male? Stai attento, che te fai questa fine qua! Aiuto! Aiuto! Ti prego, alzami, non ho fatto niente di male! Portami lì! Mi dai la mano? Vabbè. Oh! Che? E che fai, lo aiuti? Perché non si può. No! Questi sono quelli che in vita hanno buttato le carte a te, litri, cicche, plastica, bottigliette, tutto a te. E adesso nessuno alza loro. Le hanno buttate lì e adesso loro stanno buttati qui. Prima o poi deve passare. L'eternità. Shh. Come eternità? Sono anime non biodegradabili, come la plastica. Beh, però pur passare un'eternità così non è bello, eh. Non è neanche bello il mondo che ci hanno lasciato, però queste sono cose che ci devi pensare in vita. Adesso è troppo tardi. Peggio di loro sono Lucifero. Perché? Che ha fatto? Ti dico solo 2 parole. Pizza e ananas. Allora se lo merita. Se lo merita, sì. Come sei detto, diavola?